sia alle sanzioni contro il lavoro nero in agricoltura, ma sia anche a premialità per chi rispetta le regole e rischia di soccombere di fronte all'illegalità di alcuni. Questa è l'idea del vice ministro all'agricoltura Andrea Olivero, intervenuto a Bari al congresso regionale della UILA, il sindacato di categoria della UIL. C'è un decreto che probabilmente andrà in discussione già nelle prossime ore, campo libero, che prevede alcuni sensibili elementi anche di rilievo rispetto proprio al tema occupazionale. Il nostro obiettivo è duplice: da un lato quello dell'inserimento di giovani all'interno del mondo agricolo e il sostegno delle imprese nuove che nascono con appunto questa idea dell'andare a creare nuova occupazione, e dall'altro lato fare in modo che le imprese che sono virtuose, che assumono ma anche che pagano come si deve, che versano i contributi, che fanno tutto ciò che è necessario, possano essere premiate. Abbiamo per molti anni contrastato l'illegalità soltanto con l'azione repressiva. Sappiamo che quella deve continuare, ci mancherebbe, ma sappiamo anche che non sempre è efficace. Noi oggi vogliamo iniziare un percorso anche incentivante, cioè dicendo chi dopo le verifiche continua a essere sempre virtuoso va premiato, e dobbiamo appunto andare a far sì che abbia benefici tangibili per poter crescere. Il congresso è stato anche occasione di discussione delle prospettive dell'agricoltura italiana, in riferimento anche al rapporto con le nuove istituzioni europee che si insiederanno a giugno. Per noi è fondamentale che la Commissione tenga conto di quello che è il posizionamento dell'Italia e, devo dire, più in generale dei paesi del Mediterraneo, che si affacciano al Mediterraneo, perché molte volte in questi anni passati abbiamo visto uno sbilanciamento della Commissione rispetto a quelle che erano delle istanze molto giuste che noi presentavamo. Oltre a questo, noi certamente vorremmo giocare una partita importante insieme con il nuovo commissario, avendo oggi la presidenza di turno, ormai a brevissimo, e avendo Expo. È chiaro che la definizione della tracciabilità, del made in e la tutela della qualità diventa un elemento fondamentale. Fondamentale per l'economia italiana, ma noi crediamo fondamentale per una buona agricoltura a tutto livello europeo.